Salve a tutti, sono Giovanni Cascone, presidente dell'associazione ASD Ispanico Horse Team e tecnico alta scuola primo livello SEF Italia. Siamo qui oggi per fare una piccola video lezione sull'alta scuola. Cercheremo di essere semplici e concisi e soprattutto cercheremo di non annoiarvi. L'alta scuola equestre nasce a Napoli, parla francese e monta cavalli spagnoli. Attualmente alcune delle scuole più famose che abbiamo al mondo si trovano in Austria, in Spagna e in Francia, sebbene questa nobile arte nacque a Napoli, nella scuola di Federico Grisone e Pignatelli, direttore dell'Accademia di Equitazione di Napoli. Nell'alta scuola gli esercizi vengono chiamati aree, suddivise in tre fasce: aree alte, mezze aree ed aree basse, che vedremo a mano che parleremo dei vari esercizi. Questi esercizi assecondano e sviluppano le inclinazioni naturali del movimento del cavallo, cercando di raggiungere la perfezione nello sviluppo psicofisico di quest'ultimo, che nell'antichità permettevano al cavaliere di sfruttarle, considerando che il cavallo era un'arma da guerra. Per preparazione psicofisica intendiamo un addestramento e allenamento dove dobbiamo applicare la base del dressage: equilibrio, impulso, flessione e riunione. Nel dressage non sono inclusi molti movimenti che fanno parte dell'alta scuola, solo le aree basse sono incluse nelle riprese di dressage sportivo della FEI, alcune delle aree basse, non tutte. In questo video vi illustreremo alcune delle figure dell'alta scuola tra aree alte, mezze aree ed aree basse. Iniziamo dal piaff. È un movimento diagonalizzato, cadenzato e rilevato con molta riunione, ottenuto dal cavallo quasi sul posto. In questo esercizio è indispensabile l'ingancio del posteriore in modo da avere un cavallo seduto bene sulle anche. Il passo spagnolo è contenuto nelle aree basse ed è lo sviluppo della jambette nel movimento in avanti. È un'azione di quattro tempi con la sospensione alternata degli anteriori. Si dice che anticamente venisse usato in battaglia per intimidire gli avversari. Proseguiamo con due mezze aree, la posada e la levada. La posada è un movimento che consiste nell'elevazione del treno anteriore sopra il posteriore. Il cavallo dovrà avere i posteriori ben piantati a terra e gli anteriori piegati e raccolti. L'inclinazione del tronco deve formare un angolo di 45 gradi con il suolo, mentre l'elevada è uguale alla posada, cambia soltanto l'inclinazione con il suolo, che sarà di 30 gradi. Concludiamo adesso con le aree alte, e tra cui abbiamo per eccellenza la più elevata, che è la cabriole. Il cavallo si innalza dal suolo con tutti e quattro gli arti e nel momento di massima elevazione estende contemporaneamente i posteriori.